un colossal che ricorda i grandi film su Mosè e del dramma degli ebrei schiavi dei faraoni. Il colossal è stato presentato ieri sera, non sullo schermo, bensì dal vivo, sul palcoscenico del Teatro Cielo d'Alcamo, uno spettacolo promosso dall'Associazione Culturale Mivas di Alcamo, che ha presentato il musical Mosè, il principe d'Egitto. La trama prende spunto dall'ordine del faraone Ramses I di massacrare tutti i neonati maschi ebrei. Attraverso questa storia si dipara la rappresentazione degli attori, un'ottantina quelli impegnati, e quindi parlare di colossal su un palcoscenico come quello del Teatro Cielo d'Alcamo non deve sembrare un'esagerazione. Diciamo subito che il musical ha riscosso pieno successo, testimoniato dagli applausi che ripagano tutti quei giovani e la regista attrice Michela Mascali dei sacrifici fatti per portare in scena il musical, che ha comportato tanto lavoro, perché hanno fatto tutto loro, dai costumi alle scenografie. Per questo spettacolo c'è stata la partecipazione straordinaria di alcuni componenti dell'associazione La Forza di Calatafimi Seggeste e dell'associazione Sacro Cuore di Alcamo. Parte dell'incasso di questa sera sabato, inizio spettacolo ore 20:30, sarà devoluto al gruppo Volontariato Vincenziano. Parte dell'incasso dello spettacolo di domani sera, inizio ore 18, sarà devoluta all'associazione Sacro Cuore, che si occupa di persone affette da sclerosi multipla.